Martedì 29 settembre ci troviamo a Torino per un workshop di info progetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. Si parla di architettura in legno. Inevitabilmente abbiamo parlato anche di sostenibilità e allora cerchiamo di capirne di più attraverso la voce degli esperti del settore. Sto parlando con un forse pioniere, lo dico lodandomi da solo. Io ho cominciato nel 1980 a portare questa tecnologia dopo essermi laureato anche in Canada e alla sua domanda rispondo dicendole che sostanzialmente la costruzione in legno ha, soprattutto nelle regioni dell'Europa meridionale, ha avuto più difficoltà a essere capita. Quindi da tanti anni si costruisce in legno, solo che la mentalità tipicamente latina nostra abbina al legno la costruzione precaria. Poi ovviamente in tempi molto più dilatati, e questo negli ultimi 10 anni, ci siamo approcciati anche alla costruzione di edifici, cioè di case intere, grazie a questo materiale che si chiama Xlam, che è un pannello di strati incrociati. Io l'ho definito il muro di legno. Lei capisce che quando si parla di muri, la mentalità nostra mediterranea ci dà il senso di solidità. Quindi il legno si è sempre usato, però si è usato per solai, tetti, grandi coperture, ma per la civile abitazione il salto è avvenuto quando la mentalità del cliente, del conduttore e soprattutto dell'architetto ha fatto questo salto, diciamo, mentale. L'unico materiale da costruzione coltivabile, come un campo di grano o di patate, è il legno. Lei pensi che c'è un esubero? Cioè, la domanda sorgerebbe in questo senso, ma le foreste vengono poi a ridursi? No, perché soprattutto il materiale che viene usato nelle costruzioni, che è materiale di conifera, è assolutamente ripiantato, ricoltivato con una silvicoltura controllata, quindi è il materiale più sostenibile del mondo e questo va incontro alle esigenze sempre più pressanti di una garanzia del futuro delle nostre future generazioni, che è poi la traduzione del concetto di sostenibilità.